Volendo spiegare in maniera semplice che cos'è il registro delle imprese, potremmo dire che è l'anagrafe delle imprese? Certamente il registro delle imprese è nato proprio con lo scopo di gestire l'anagrafe delle imprese individuali e collettive e di dare pubblicità legale agli atti e agli eventi che le riguardano. Il registro ha preso avvio nel 96, a seguito della legge 580 del 93, che è andata a sostituire il vecchio registro ditte e ha creato un'unica anagrafe delle imprese, che in passato era un'attività che veniva condivisa con le cancellerie commerciali dei tribunali. Oggi si tratta di un pubblico registro dove sono consultabili in tempo reale tutti i dati relativi alle imprese, individuali e collettive. In particolare vi si iscrivono tutte le imprese che svolgono dall'attività di produzione di beni e servizi all'attività di intermediazione di questi beni, all'attività di trasporto di cose e persone. Oggi al registro delle imprese sono iscrivibili attività bancarie e assicurative, ma anche attività che sono relative all'agricoltura, attività di agenzie e attività di mediazione. Si tratta di una delle attività sicuramente più conosciute e più visibili delle Camere di Commercio, perché ogni Camera di Commercio italiana la gestisce singolarmente per il territorio di competenza, ma grazie alla gestione informatica è sicuramente uno strumento consultabile in tempo reale in tutto il territorio nazionale. L'ufficio registro imprese comprende anche il REA, il repertorio economico-amministrativo, che raccoglie notizie di carattere economico, statistico e amministrativo non previste ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Il repertorio economico-amministrativo è la banca dati pubblica che costituisce la naturale prosecuzione del vecchio registro ditte, che era tenuto dalle Camere di Commercio prima del 96. Oggi sono tenuti ad iscriversi al repertorio economico-amministrativo tutti quei soggetti collettivi che non sono iscritti al registro delle imprese, ma che svolgono comunque un'attività economica, anche se in misura marginale rispetto alla loro attività principale, ad esempio le associazioni, le fondazioni o gli organismi religiosi. Al repertorio economico-amministrativo, inoltre, vengono denunciati tutti i dati relativi alle attività economiche che riguardano gli iscritti al registro delle imprese. In particolare vengono depositate le variazioni relative alle attività, ma anche variazioni e modifiche che riguardano unità locali o preposti e delegati per particolari tipologie di attività. Il registro delle imprese è diviso in due sezioni, ordinaria e speciale. Nella sezione speciale si iscrivono i piccoli imprenditori individuali, le società semplici, ma anche le imprese agricole, sia individuali sia collettive. Inoltre si iscrivono anche le società tra avvocati e vengono annotati tutti gli iscritti all'albo imprese artigiane. Nella sezione ordinaria si iscrivono le società di persone, le società di capitali e le cooperative, anche se non svolgono un'attività commerciale. Vengono inoltre iscritti gli imprenditori commerciali individuali non piccoli, i gruppi europei di interesse economico che hanno sede in Italia, le società consortili e i consorzi tra imprenditori commerciali. Inoltre possono iscriversi anche le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività. Sono iscrivibili anche gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale. Il registro imprese rende quindi noto a chi ne fa richiesta fatti e notizie riguardanti le imprese iscritte e quindi uno strumento di informazione economica e giuridica dei soggetti operanti nel mercato italiano, indipendentemente dalla loro forma giuridica. Lo scopo del registro imprese è sostanzialmente questo: fornire agli operatori del mercato italiano uno strumento il più possibile utile ed aggiornato. Per questo motivo è importante che le domande e le denunce al registro delle imprese siano depositate tempestivamente entro i termini previsti dalla legge, generalmente 30 giorni dalla data dell'evento da denunciare o dalla data dell'atto da depositare. È importante ricordare che esistono anche degli adempimenti specifici per cui i termini potrebbero essere diversi. Ugualmente anche le denunce al repertorio economico-amministrativo devono essere presentate entro 30 giorni dalla data del verificarsi dell'evento. Su www.pn.camcom.it, alla voce registro imprese, sono reperibili le informazioni in merito. È inoltre attivo un servizio di call center
Per informazioni telefoniche, chiamando il numero 848-800-410. L'ufficio è situato al piano terra della sede in corso Vittorio Emanuele II 47 a Pordenone ed è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.15 e il giovedì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.45.